La solidarietà in soccorso delle aziende sannite. Sta riscuotendo un grande successo l'iniziativa della cantina di Solopaca, che ha messo in vendita in questi giorni le bottiglie sporche ma buone recuperate dal fango. Questo un primo bilancio del presidente Carmine Coletta. Possiamo fare solo un bilancio sommario perché veramente non ci siamo ancora concentrati del tutto per stilare una lista precisa, perché la nostra priorità è stata quella di salvaguardare il nostro prodotto, quindi mettere al sicuro le bottiglie e tutto il resto del prodotto che facciamo, però a spanne posso dire che siamo intorno a 1 milione di euro di danni. Ricordo che sono 100.000 bottiglie rovinate, il cui però questa iniziativa diciamo ci ripaga in parte, ma poi abbiamo il resto delle attrezzature elettroniche, attrezzature che non potevano stare a contatto con l'acqua, impianti elettrici e così via, filtri e tanti altri materiali, prodotti enologici che non potevano essere ovviamente a contatto con l'acqua, e sicuramente il prodotto che è andato perso. Quindi il 1 milione di euro purtroppo lo raggiungiamo.